Sindaco Luzzi, torniamo a fare il punto della situazione sull'emergenza Covid-19 a Sant'Omero. Le chiedo intanto se ci sono nuove comunicazioni in merito ai contagi, se ci sono nuovi casi positivi. Sì, Lucat di Teramo mi ha comunicato l'esistenza di ulteriori 3 casi di positività riscontrati sul nostro territorio. Quindi salgono attualmente a 47 i positivi riscontrati nel territorio di Sant'Omero, di cui 4 sono ricoverati in ospedale e il resto sono in isolamento domiciliare. Lei qualche giorno fa, un paio di giorni fa, ha detto i tracciamenti sembrano essere saltati. È una cosa preoccupante. Assolutamente sì. Io ho detto probabilmente che o i tracciamenti sono saltati o è saltata la comunicazione ai sindaci del numero delle sorveglianze attive. Basti pensare che nel nostro comune, a fronte di 47 attualmente positivi riscontrati in sorveglianza attiva, siamo rimasti ancora a 3. Questo ci fa presupporre che ci sono un numero comunque di molto maggiore di persone che in questo momento sono in sorveglianza attiva, ma è mancata totalmente la comunicazione necessaria da parte della ASL. Una cosa che ci fa anche presupporre che ci sia una mancata comunicazione per quanto riguarda anche i pazienti negativizzati, perché sono a conoscenza, perché viviamo il territorio, di persone che ormai escono, che comunque mi hanno comunicato la loro negatività, e però non nel numero dei attualmente positivi non vengono ancora tolti da parte della ASL. È naturale che chiediamo come sindaci una maggiore attenzione e fare tutto il possibile, consapevoli delle difficoltà, per cercare di risolvere questa criticità. A proposito dei tracciamenti, avete intenzione di richiedere un servizio drive-in sulla falsariga di quello che sta succedendo e si sta attuando in altri paesi, Tortoreto, negli ultimi giorni? Assolutamente sì, abbiamo inoltrato come comune una richiesta da parte dell'UCAT di Teramo di predisporre una stazione di drive-in nella zona del piazzale antistante il campo sportivo di Sant'Omero in via Metella, in via dello Sport, qui a Sant'Omero, per cercare un po' di decongestionare il numero di soggetti, di persone che richiedono il tampone. Infine le chiedo se è migliorato qualcosa, se è cambiato qualcosa in merito a coloro i quali effettuano i test nei laboratori privati e di cui mancava anche in questo caso la comunicazione. Allora, c'è sicuramente la volontà di voler risolvere il problema, ma attualmente il problema dal punto di vista amministrativo non è stato ancora risolto. Sicuramente sono a conoscenza di laboratori privati che fanno la comunicazione di loro spontanea volontà. Tuttavia continuiamo a chiedere alla Regione Abruzzo che venga disciplinato in maniera certa affinché non si abbiano più questi particolari problemi e queste inefficienze a tutela della salute pubblica.